back? Wait! Your Majesty! Donald! Goofy! Huh? Huh? Naminé, is that you? Wait! Naminé! I've got a message for you. I meant to tell you once this was all over. Huh? Who are you? Why am I... Oh, hey, wait! You gotta wake up! Cambia realtà, fine dell'incubo, taglia gli anelli bianchi delle catene. Taglia tutti gli anelli bianchi entro 3 attacchi per infliggere danni enormi ai nemici. Ciao ragazzi, bentornati su Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance HD. Nello scorso episodio con Riku siamo arrivati verso il ciglio del caos, mi sembra si chiama? E lì ho finito la parte di Riku. E adesso, eccoci qui, di nuovo in Sora. Che ha... cioè, quella ragazza è strana. L'abbiamo già vista. No? Comunque, allora vi dico subito. Tra questo e lo scorso episodio ho provato a creare cosa, come si chiama? Intanto qual era l'attacco nuovo, scusa? Cos'ho di nuovo da dover... Ah, sì. Un attimo. Andiamo con ordine. Primo. Ho ottenuto parata scivolata. Premi quadrato per bloccare un attacco frontale e spazzare in aria l'attaccante. E poi, di norma, si attiverebbe ascesa improvvisa. È una combo meh. Seriamente meh. Non la metterò parata scivolata perché non serve praticamente a niente. Fa questo. Fa un leggero danno e basta. Non fa altro. E contro i boss, sì. Non è per niente buono. Allora, stavo dicendo, intanto parata risveglio, quella ragazza è particolare, però è strano. Ora, voglio mettere assolutamente, dov'è? Ultimo arcanum, così si fa tanta roba. Comunque, dicevo, tra questo e lo scorso episodio ho provato a creare Drago Ryu. Ci ho provato per 40 minuti, niente. Quel 20% è talmente raro che non succede nulla. Cioè, mamma mia, intanto tuffo d'ala. Per 40... sì, 40 minuti. Ci ho provato e niente, nulla di nulla è successo. E comunque la combo per crearlo, per chiudere su questo argomento, è... Dov'è? Fantasia brillante e... questo. Fantasia brillante e fantasia altera. Non riesco mai a crearlo. È seriamente un'ossessione per me averlo ora, quel coso. Comunque, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace. E non fermiamoci. Andiamo. E cerchiamo di capire che succede. Perché Sora... aveva gli abiti di quando era fuori dal mondo dei sogni. Ora invece ce li ha. Cioè, è stranissimo, no? No? Allora, capriccio soave. Piccola cosa. Non so quando fare il giro dei mondi per prendere gli scrigni.
Però voglio arrivare, ripeto, verso il 40 con entrambi i personaggi. Quindi direi, prima alleno i miei spiriti e poi alleno me stesso nel caso devo raggiungere il 40. Allora, questi palazzi blu sono questi per farvi raggiungere zone più alte. Ora state attenti, ouch. Dicevo, state attenti, questi cosi fanno abbastanza male. Ok. Ok. Pensate con ruggito spiritico Ultimo Arcanum quanto danno fa. Fa davvero tanto male. Allora, ouch. Per favore. Mamma mia, 1.6. Oioi. Allora, da questo momento in poi è davvero dura. Molto dura. Ok. Allora, cerchiamo di andare avanti. Dove sono i nemici? Eccoti. Ok. Allora, lì c'è un portale che non voglio fare al momento. Prima voglio fare un po' di cose extra. Allora, venite qua. Perfetto, adesso barile d'acqua e questo è per andare avanti. Ora, direi che tra poco utilizzo un non farmi cadere. Perché a 1.6 non devo averla. La caduta. Allora, vai. Vai. Ok, 36 e nessun altro. Come non detto. Allora, vai. Ok. Meno male ho la parata caduta. Allora, si chiama parata caduta. Parata risveglio. Alla fine la parata risveglio è molto buona. Perché come avete visto, intanto Draculo. Draculoca. Come avete visto, se la vostra caduta non corrisponde a quella giusta, ovvero vi è stata aumentata, ve la riduce. È tanta roba. Questa parata molto molto buona. Allora, proseguiamo. Venite qui. Perfetto.
Allora. Ancora su. E adesso c'è da andare indietro, perché? Perché questi cosi, questi grattacieli, contengono nemici. Quindi esperienza, quindi roba, quindi ti odio. Reazione a catena. Dicevo, quindi tanta roba. Allora, no. Oh, se cado devo rifarmi tutto in fluimoto. Mamma mia, dov'è? Ok. Frammento altero. Allora, da queste parti c'è uno scrigno. State attenti perché... Fantasia feroce, bene. Ci sono molti punti nascosti. Molto nascosti. Allora, dov'è? Ok, venite qua. Allora. Perfetto. Dicevo, ci sono dei punti nascosti dove ci sono degli screen, tanto salvezza. Cosa che abbiamo già. Però, ok, è laggiù. Però dicevo, state molto attenti. Perché? Perché se mancate qualcosa... Oh, mamma mia, questo posto è immenso. Ah. Non vedo l'ora di fare l'episodio degli scrigni. Non vedo veramente l'ora. Ah, devo ancora... mettere la data per quell'episodio. Che ancora non so quando fare, però sarà veramente lungo, lo so già. Allora. Ok. Perfetto. Allora, prossimo nemico faccio level up. Elisir, utile come cosa. Allora. Qua mi ricordo. Ecco qui. Un bel attacco a sorpresa. Aglio. Ouch. Ah, questi Draculoca sono davvero una rottura. Ok. Capriccio rampante. Intanto lì un bellissimo portale. Penso sia il portale speciale, no? No, un portale di battaglia. Dolce di sogno, energiga, tanto per... E andiamo. Perfetto. Allora, energiga e possiamo andare avanti se non ci sono scrigni. No, non ci sono. Perfetto. Che belli questi grattacieli storti. Come on, wait up. Who are you? You're... Roxas. How can you be here? Am I dreaming? Come on, say something. This could have been the other way around. Huh? But it really has to be you. What do you mean? There are so many hearts that are connected to yours. You're me, so you can feel what I felt. No. Roxas, you're you. We're not the same. I wanted to tell you that. That you deserve as much as I do to be your own person.
Sora, see? That's why it has to be you. Again. Did they cause all this pain? What do you want me to see? Sora, don't chase the dreams. They'll lead you nowhere. Just to an abyss you'll never be able to wake up from. Che hai detto, voce? Non devo seguire i miei sogni? Mi porteranno verso il nulla? Ma chi se ne frega, andiamo avanti. Ora, questo coso è particolare. Carica, forza. Per andare avanti potete anche usare il Fluimoto. Non cambia nulla, basta prendere e fare così. Quindi... quindi se... volete bloccarmi, eh? Ci avete provato. Comunque. Vai. Forza. Molto bene. Fruttogatto a livello 49, come vorrei essere io a questo livello. Allora. Ok. Ok, ce l'ho fatta. Che volevo dire? Non mi ricordo, perfetto. Se non, qui c'è uno scrigno. Ultimo Arcanum. Comunque. No, seriamente, non mi ricordo che volevo dire. Vabbè, non importa, non importa. Allora, continuiamo. E adesso, ecco che volevo dire, state attenti, perché innanzitutto qui c'è un bello scrigno. Bisco Scudo 3. Ora, qua non c'è nulla, di qua si va avanti, sì. Quel coso rosso, tenetelo a mente. No, ok. No, aspetta. Ma... ah, no, ok. Va tutto bene, va tutto bene. La mappa mi imbroglia. Allora, andiamo di qua. E adesso...
Vai, forza. Questo è il metodo più veloce per farmare esperienza, però i nemici sono molto potenti. Io vi ripeto, se volete farmare esperienza più velocemente, dovete andare... da quanto sei spawnato te? Se volete farmare esperienza più velocemente... Ok. Andate nella Sinfonia della Stregoneria... E lì fate robe. Mi ha stunnato, no. Allora, vai. Grazie, forza. Perfetto, livello 38. A che livello è Riku? Livello 37, con Riku devo fare un bel po' di level up. Allora, confetto 3. Comunque dicevo, sì, questo è il mondo che dà più esperienza. Ma se volete farmare esperienza ancora più velocemente, andate nella Sinfonia della Stregoneria. Prendete Mega Flare, perché senza Mega Flare è un po' lenta come cosa. E andate nella parte opzionale, nella mappa, cioè nel giardino dove c'erano gli scrigni, e lì entrate e uscite dalla torre. Lì si farma esperienza a una velocità astronomica. Tipo, se avete la cosa esperienza ok. Dicevo, se avete esperienza più, fantasia sinistra, buona. Se avete esperienza più, meno della vita e togliete tutti gli assimila, non avete un personaggio di cura, tipo Leon Daura o Fruttogatto, seriamente siete a posto. Farmate esperienza, che è un piacere. Se avrò bisogno di esperienza, ovviamente, come ho già detto, mi allenerò off camera. Allora, ouch. Ok, perfetto. Capriccio rampante. Fantasia mirabile, questo è buono. Allora, da queste parti non c'è nulla. Comunque, state attenti. Quell'affare fa male, ripeto. Ouch. Se non lo distruggete, vi demolisce. Non sto scherzando. Ora. Ouch. Ok. Perfetto. Non l'ho colpito per niente. Ok. Perfetto. Allora, vieni qua, te. Altri? No, grazie. Allora, non ho ancora trovato... Penso sia quello lì. È questo? Ok, portale speciale. Para almeno 3 attacchi. Vai.
Allora, dobbiamo parare tre attacchi, forza. Attaccami. I Pegavento sono veramente odiosi. Ok. Perché fingono di attaccare e non attaccano mai. E ovviamente non attaccano me. Attaccate me. Ouch. Ok. Dai, forza. Attacca me. Oioi. Cioè, non mi attaccano. Non mi stanno attaccando. Ovviamente. Cioè, non mi attaccano, se notate. Non mi stanno attaccando, non mi stanno proprio contando. Allora, queste aquile sono molto più facili. Se ovviamente mi attaccassero. Mamma mia, ho un team perfetto, non mi fanno attaccare. Grazie, mamma mia. Ok, forza. Su, attacca. Ovviamente da dietro, vigliacca. Mamma mia. E attaccami. Su. Ok. Allora, vieni qua. 39. Mamma mia. Ok, allora andiamo avanti. Ah, di già? Wow. Avevo previsto che almeno ci avrei messo due episodi. Cavolo. Mamma mia. Vabbè, siamo arrivati al punto di stacco. Sì, consiglio, fermatevi in questi punti, sia qui, nell'abisso dell'incubo, nell'abisso di incubo, e nella parte dove mi sono fermato di Riku. Dovete fermarvi lì, se no seriamente, mamma mia. Ora, no, è qui. Allora, tesori, qui cosa ho mancato? Ne ho mancati 4, 2 all'inizio e 2 alla fine. Wow! Allora, per come avrei pianificato le cose, non ho ancora pianificato nulla dei tesori. Perché tanto, della città delle campane so dove l'ho mancato. Della rete so dove li ho mancati. Del paese dei moschettieri non so dove li ho mancati, tranne uno. Uno so dove l'ho mancato, gli altri due no. La Sinfonia della Stregoneria... Forse so dove li ho mancati, qua invece non so dove li ho mancati. Con Sora, con Riku. Oh, mamma mia. Questa è tutta la cosa del... Della funivia. Del coso solare, ora mi sfugge il nome. Qua... so dove li ho mancati. E me ne manca uno. Del mondo che non esiste. Mannaggia. Me ne mancano 16 con Riku e 14 con Sora. Vabbè, forse lo farò nel prossimo episodio, gli scrigni. Vabbè, quindi abbiamo finito.
Abbiamo tante domande da farci. Chi è quella voce? Di chi è? Non lo so. E poi perché non dobbiamo andare avanti? Perché non dobbiamo andare avanti, capire cosa sta succedendo? Chissà perché. Comunque, ripeto, abbiamo finito. Vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace. E nel prossimo episodio non so cosa fare. Tranne una cosa, cercherò di ottenere a tutti i costi Dragoryu. Perché ora, quante ne ho di quelle lì? Quante ne ho? Ne ho sempre una. Allora, te fantasia mirabile, te posso crearti senza problemi. Vabbè. Te fantasia selvaggia non so dove si trova. Te invece Lord Kiru ci vorrà un bel po'. Perché alla fine devo fare sempre e soltanto questo. Dov'è? Intanto fantasia pungente? No, Nacci. Cioè, devo fare questo per infinite volte. Quindi, sì, Vabbè, devo anche fare level up con lui. Ci metterò seriamente secoli. Comunque, dicevo, abbiamo finito. Vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o un non mi piace. E al prossimo episodio. Ciao!